seconda parte di questo mega video haul relativo agli acquisti fatti da DM e in particolare Balea e Alverde. Se volete vedere la prima parte, ve la lascio qui e giù nell'info box. Nella prima parte abbiamo parlato dei prodotti, diciamo, per il corpo, quindi per lavarsi, prodotti per i capelli, per le mani. In questa seconda parte di video invece ci concentriamo su prodotti per il viso, skincare, creme e altri prodottini. Ho diviso il video in due parti perché sennò veniva una roba lunghissima. E per quanto sia per me bellissimo mostrarvi tutte le cose, farvi vedere tutto, e per quanto anche io abbia passato un sacco di tempo a vedere video di altre persone su questi prodotti prima di andare a acquistarli, capisco che potrebbe essere estremamente noioso assistere, insomma, a video chilometrici in cui vi mostro tutti i prodotti. A me sono serviti molto perché comunque guardando i video delle altre persone ho capito che cosa acquistare, che cosa no, che cosa poteva essere alla mia portata, che cosa mi interessava. Quindi quando sono andata in negozio sono andata là con le idee un pochettino più chiare per quanto riguarda quello che volevo o non volevo acquistare e provare. Ci sono alcune cose della mia lista che non ho trovato, quindi tornerò per vedere se riesco a trovare anche queste cose. Alcune cose ho seguito i consigli delle ragazze che ho guardato qui su YouTube, su altre cose invece ho fatto io di testa mia perché quando sono stata lì le ho viste, mi hanno incuriosito e ho acquistato. Piccola appunto premessa, poi vi rimando all'altro video per non ripetermi, ecco. Ho speso 75 euro in totale. E ho acquistato più di una quarantina di prodotti, 45 prodotti se non sbaglio. E praticamente mi è venuta una media di meno di 1,50 euro a prodotto, quindi neanche 2 euro, veramente era meno di 1,50 euro. Avevo fatto questo calcolo. E quindi una cosa importantissima da dirvi per contestualizzare tutto è: i marchi che ho acquistato io sono Balea e Alverde, che sono due marchi che vendono da DM, che è questo discount di origine tedesca che ha aperto da poco in Italia. E sono prodotti loro specifici, quindi una linea loro che non possiamo trovare altrove. Quindi mi sono concentrata su quelli piuttosto che su prodotti che potrebbero essere, non so, Omia, piuttosto che Provenzali, piuttosto che altre linee che invece possiamo trovare anche da Acquasapone, da Tigotà, nei centri commerciali, nei supermercati e quant'altro. Quindi mi sono concentrata specificatamente su questi prodotti per questo motivo, quelli che non potevo trovare altrove. I prezzi per quanto riguarda i prodotti di altri brand sono molto simili a quelli che possiamo trovare a Acquasapone e Tigotà. Non, ripeto, non ci ho fatto più di tanto caso, quindi magari farò un video comparazione, visto che sono anche molto vicini in realtà questi due negozi nel mio paese, quindi magari se riesco posso fare questa cosa di vedere un attimino i prezzi da una parte e dall'altra per compararli, per quelle cose che sono simili o uguali. Per quanto riguarda i loro marchi, invece hanno dei prezzi assolutamente competitivi, assolutamente low cost, bassi, 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 che più bassi non si può, cioè sarebbe veramente un furto, da parte nostra se costassero meno, perché non si può. Balea è una linea, con buon inci, non con tutti i prodotti bio o vegan, non tutti, diciamo, però comunque buon inci, alcuni prodotti sono comunque di origine naturale, mentre Alverde è una linea bio, ma a bassissimo costo rispetto invece alle linee bio che possiamo trovare qui in Italia. Veramente i prezzi sono bassi bassi, ma la qualità è davvero ottima. Ho anche appunto guardato tanti video per capire che cosa acquistare, vi faccio vedere subito quello che ho trovato. Come dicevo nell'altro video, sono stata più su Balea perché erano più riforniti in quel momento rispetto ad Alverde, dove lo stand era un pochettino dissacrato, cioè c'erano dei buchi qua e là e si capiva che molti prodotti non c'erano. Per cui vi mostro quello che ho acquistato e quello che ho trovato. Ecco. Allora, partiamo da che cosa partiamo? Un prodotto che, vabbè, non è né Balea né Alverde, ma li ho visti, mi piacevano, quindi li ho acquistati. Dischetti di cotone. Allora, questi pagati tipo 70 centesimi, sono della linea Ebelin, ecco qui, marcata appunto DM.
Sono grandi, quindi non sono i classici dischetti tondi, ma mi ha incuriosito il fatto che fossero così ovali, perché molto spesso a me capita con quelli tondi di doverne utilizzare o tre o quattro per comunque struccarmi il viso. Ed è una cosa che mi dà un po' noia perché veramente ne faccio fuori tanti. Per cui ho voluto provare un attimino questa misura per vedere se magari con 1/2 riesco a struccarmi bene completamente senza doverne utilizzare mille. Il costo era comunque uguale a quello di quelli tondi, per cui ho detto: ma sì, dai, proviamo questi qua per una volta. Mi sembrava interessante, ecco, come alternativa, vediamo. Poi, sempre per struccarsi, qui siamo in tutta la parte viso, quindi struccaggio, detergenti, creme e quant'altro, e diciamo che la parte mia preferita, la preferisco molto rispetto alle cose per il corpo. In questo momento sono fissata con la skincare e mi sto occupando appunto di curare la mia pelle con creme, sieri e quant'altro, cose che non ho mai fatto prima. Comunque, ho preso queste simpatiche scatoline con dischetti struccanti. Allora, questo è un prodotto che ho visto in altri video di altre ragazze, mi avevano incuriosito assolutamente e quindi ho detto: vabbè, proviamoli. Ho voluto insomma provare ad acquistarli. Questi hanno, vabbè, uno scadenza 2020 e l'altro 3 2019, ma sì. Sono praticamente dei contenitori di plastica con all'interno dei dischetti pre-inumiditi, quindi già pronti all'uso, diciamo, per struccarsi gli occhi. E ce n'è uno per il trucco waterproof e l'altro per il trucco normale. Li ho voluti prendere entrambi perché io effettivamente fino a poco tempo fa, prima che finissi gli struccanti che stavo utilizzando, ne avevo appunto due, uno bifasico oleoso per il trucco waterproof e uno invece normale, acqua micellare normale, per il trucco un pochettino più semplice, che potrebbe essere quello di oggi, per esempio. Quindi ho voluto prendere sia i dischetti struccanti per gli occhi con acqua micellare senza oli, sono 50 pezzi per, diciamo, trucco normale, sia i dischetti struccanti per gli occhi con acqua micellare per il trucco waterproof, sempre 50 pezzi. Non ho idea di come facciano a stare 50 pezzi qua dentro, sono veramente molto pressati, molto bagnati a quanto pare. Questi non li ho ancora provati, sono curiosa. Anche questa mi sembrava un'idea carina anche per i viaggi, per esempio, voi vi prendete quello per il trucco waterproof, per esempio, o comunque uno dei due, e dovete andare via e amate struccarvi col dischetto di cotone, però dovreste portarvi i dischetti, lo struccante, mille altre palle. Con questo diciamo che in uno scatolino così fate voi, anzi potrebbe essere un'idea magari replicare questa cosa e quindi una volta finito questi, metterci voi i vostri dischetti, metterci dentro voi la vostra acqua micellare, portarvelo dietro così in modo che avete i vostri dischetti e il vostro prodotto preferito per struccarvi, se questi non dovessero essere sufficientemente struccanti, e portarvelo dietro in modo molto più comodo. Mi sembra un'idea carina, bisogna vedere se è anche efficace, se funziona. Proverò e vi dirò. Mi hanno comunque incuriosito e ho voluto acquistarli. Il prezzo di questi, dischetti acqua micellare, 99 centesimi. Sì, 99 centesimi. Quindi comunque un prezzo ragionevole, considerando che 50 dischetti magari ne usate due per volta perché sono per gli occhi, quindi magari solo due, vuol dire comunque 25 struccaggi. Vuol dire quasi un mese, comunque, se magari non vi struccate sempre, sì, diciamo un mese, 1 euro ci può stare, diciamo che ci può stare. Non è sicuramente la cosa più economica, perché poi vi farò vedere un altro prodotto che lo è di più, però è sicuramente una cosa simpatica e carina, ci sta. Poi, appunto, per struccarsi ho voluto prendere anche l'acqua micellare boccettone, quindi quello super grosso, si chiama, vabbè, sempre di Balea,
senza profumo, non vi so dire più di tanto di questo prodotto. Questo l'ho preso io, non l'ho visto in nessun video, quindi spero sia buono. Allora, balea acqua micellare con acqua di Amamelis 400 ml per pelle mista e sensibile. C'era anche quella per le pelli secche. Io ovviamente ho preso quella per pelle mista e sensibile, va benissimo perché la mia pelle è anche sensibile, quindi una combo ottima. Detersione efficace per viso, occhi e labbra con pantenolo, glicerina e acqua di Amamelis senza profumo. Il boccettone così da 400 ml, vi dico quanto l'ho pagato, 2,99 euro. Quindi per quello che dico, ovviamente questo 3 euro contro 1 euro di questo. È anche vero che però questi sono 400 ml, mentre questi sono 50 dischetti. Quindi è ovvio che questo qui conviene di più rispetto a questo. Per quello che vi dicevo, questa è una cosa più così, uno sfizio simpatico da provare. Niente ci vieta però, poi come vi dicevo, di prendere acqua micellare, metterla all'interno del vasetto, metterci i nostri dischetti e portarceli in giro tranquillamente. Sono curiosa di provarla perché appunto non l'ho vista in altri video, a differenza appunto di questi che invece li ho acquistati perché li ho visti in altri video, se no credo che non li avrei acquistati. Però l'acqua micellare mi piace molto per struccarmi, spero sia anche efficace. Ecco, speriamo. Poi, qua non so con che ordine andare, non so veramente con che ordine andare. Ho preso sempre di Balea le strisce depilatorie. Sono strisce depilatorie per viso con aloe vera e olio di mandorla più 4 salvettine post depilazione. 20 pezzi, non mi ricordo quanto le ho pagate. Vabbè, un prezzo comunque giusto. Stavo finendo le mie, dovevo semplicemente riacquistare delle strisce depilatorie, per cui ho detto proviamo queste, vediamo se sono efficaci o cosa. Niente da dirvi, non le ho ancora provate. Strisce depilatorie, speriamo. Poi di Alverde invece, purtroppo Alverde veramente lo stand era un po', per quanto riguarda i prodotti viso, era un po' scarno, mancavano tantissime cose che avrei voluto, per cui non ho preso un granché. Però ho trovato balsamo labbra, che ho tanto sentito parlare di questi balsamo labbra alla calendula, tant'è che ne ho prese due confezioni, come vedete, una ancora chiusa, l'avevo tenuta qua per farvela vedere, l'altra invece ce l'ho in borsetta. La sto già utilizzando, mi piace tanto. Devo dirvi di questo prodotto che, a differenza di molti balsami labbra che sono molto emollienti all'istante, nel senso che hanno una consistenza molto quasi fluida, molto morbida, molto scorrevole, che lascia subito questa sensazione di morbido sulle labbra. Questo balsamo labbra non ha questa sensazione, quindi è piuttosto duro al momento quando si va ad applicare. Ha una consistenza appunto non proprio morbida. In realtà è una cosa che a me piace di più, soprattutto di giorno, perché mi permette appunto di andare ad applicarlo più volte senza evitare di sbavare, perché molto spesso mi capita che con quelli troppo morbidi poi mi vanno in giro da tutte le parti, o me li magno o mi danno fastidio e vado a finire per rimuoverli dopo poco. Questo ha questa consistenza un po' più duretta, che però a me non dispiace per niente, anzi mi piace molto di più. Non ho notato per il momento un grandissimo potere idratante. Sarà che le mie labbra sono molto 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 secche, per cui hanno bisogno di tanta idratazione. E devo dire che io sono un po' difficile per quanto riguarda i balsami labbra, perché difficilmente trovo delle cose che me le vanno a idratare veramente veramente bene. Per esempio, per assurdo, il lip conditioner di MAC per me è una bomba, me li idrata molto, ne basta poco, mi idrata e mi dura a lungo questo tipo di idratazione. E per assurdo un altro prodottino che non valeva niente, che veramente costava pochissimo, sempre di Elf per dire, che ora non trovo neanche più,
prodottino veramente da poco, ma che me le trattava molto molto bene. Con questo ho notato che ne metto tanto, non mi sembra che mi vada a idratare perché, come dicevo, è piuttosto secchino, cioè secco, meno morbido rispetto ad altri, non che sia secco perché sennò poi vi confondo, però meno morcio, ci sono quelli che ve li mettete subito, capito? Invece questo ha una sua consistenza molto bella, che mi piace molto, però mi rendo conto che dopo poco, già quasi come se le mie labbra se lo fossero mangiate, quindi come se l'avessi già subito assorbito. Quindi credo che sia una questione forse di mie labbra che sono talmente secche che hanno bisogno di molta idratazione, per cui devo riapplicarlo più volte. Insomma, sono ancora in stand-by su questo prodotto. Io addirittura appunto ne avevo prese due perché ne avevo sentito parlare talmente bene che ho detto ne prendo subito due in modo che faccio scorta se non dovessi poi trovarlo. Ne tengo uno in borsa e uno di scorta oppure uno in bagno, insomma. E qua dice balsamo labbra alla calendula, sono 4,8 grammi per labbra sensibili. Bah, insomma, vediamo. Balsamo labbra solare, guarda, 1,19 euro. Quindi ci sta, ci sta. Considerando i prezzi comunque in cui si trovano i balsami labbra, non è male. Sono curiosa di provare anche quelli balea, tipo profumati alla ciliegia, così, che costavano anche meno. Però per il momento volevo prendere questi. Però c'erano, ecco, anche quelli non male. Poi ho preso dentifricio sempre di Alverde. Non ho mai provato un dentifricio bio, ero molto curiosa. Questo è un 5 in 1, fa tutto lui praticamente, non lo so, mi sembrava super. È un po' piccino, devo dire, perché sono 75 ml, mentre di solito i boccettoni di dentifrici mi sembrano sempre giganteschi, mi sembrano sempre delle cose mega giga. Questo mi sembra un po' piccolino, ma non so, dovrò confrontare con un altro per vedere quanti ml sono. Questi sono 75. Va bene anche in viaggio, però dai, vediamola così. E dice, dentifricio 5 in 1 alla menta piperita, 75 ml, 5 funzioni, protegge dalle carie. Rimuove delicatamente la placca, previene la parodontite, protegge le gengive e dona un alito fresco. Senza sodio, laurosulfato, lauril solfato, l'avevo detto giusto la prima volta, contiene fluoro di sodio, adatto solo per gli adulti. Bah, non lo so, non ho mai provato veramente un dentifricio bio, per cui non vi so dire, ve lo lascio comunque qui. Ecco qui, quelli al verde cerco di farveli vedere l'inci, che così, ecco, questo dentifricio. Vi faccio vedere invece l'inci del burro cacao, così anche di questo vi fate un'idea, se mette a fuoco. Messo a fuoco? Sì, forse ci siamo. Dentifricio pagato. Boh, aspettate che lo cerco. Non lo so. Dov'è? Ah, ecco, dentifricio. 1,99 euro. Il prezzo è come l'ultimo dentifricio che abbiamo acquistato io e Nicola da Acquisapone. Dentifricio whitening qualcosa. Che poi vabbè si è preso lui, si è messo lui nel suo beauty per i suoi viaggi e vabbè. Per cui comunque un prezzo è il prezzo normale di un dentifricio, con la differenza che è bio, quindi non lo so cosa cambierà. Sono curiosa comunque. Poi. Ho preso. Ah, qua sì che. Oh, come mi piace questo, ragazzi, non avete idea. Deodorante. Ho sentito molto parlare di deodoranti, sia di Balea che di Alverde. Io mi sono concentrata su Balea perché quello che volevo era la fragranza, non tanto chissà quale altro effetto. Per esempio, avevo visto che consigliavano di prendere quelli con la durata 48 ore e non 24. Però tutti quelli da 48 ore che ho visto erano quelli piccolini in roll-on e io non lo volevo roll-on ed erano senza fragranze particolari. E io invece lo volevo con fragranze particolari, perché mi piace tantissimo quando i deodoranti tipo questo sono così belli profumati, spruzzarmelo un po' ovunque, quindi quasi come se fossero un'acqua profumata anziché un deodorante, quindi proprio anche sui vestiti. Ed è una cosa che mi piace fare tantissimo con questo ed è buonissimo, ragazzi, non avete idea di quanto è buono questo, dovreste
essere qui per sentire l'odore di questo prodotto. Questo lo sto utilizzando attualmente. Lo alterno al deodorante classico mio. Calcolate che io ho sempre usato quelli, diciamo, anti-macchia per i capi neri o capi bianchi, cioè quelli che non lasciano traccia sui vestiti, perché ho un sacco di vestiti rovinati dall'alone bianco del deodorante. Perché comunque ultimamente, prima non sudavo così, ultimamente invece sudo parecchio, d'estate ovviamente, ma anche d'inverno quando sono al chiuso i miei vestiti, poi metto magari tanti capi anche sintetici, non proprio belli, ecco, come tessuto così, quindi mi fanno sudare e poi puzzano. Normale, ecco. Quindi comunque ho sempre utilizzato quelli lì, roll-on o comunque spray, che non macchiano i tessuti. Non mi viene il cazzo di termine, giusto, vabbè, comunque avete capito. C'erano anche quelli, ma ero proprio più attirata da questi qua profumati. Perché ho lasciato perdere il deodorante classico, diciamo così, e mi sono buttata su un deodorante un po' più esotico. In particolare questo è al mango. No, ma ragazzi, è una bomba, io non voglio finirlo, cioè sono disperata all'idea di finire questo prodotto perché mi piace troppo, voglio andare a riacquistarlo ancora. Mi piace tantissimo. Allora, balea deodorante spray senza alluminio, ecco una cosa particolare, i deodoranti hanno l'alcol, i deodoranti balea, però è un alcol non dannoso. Questo l'ho sentito dire in diversi video, tante persone facevano notare questa cosa, che all'interno hanno l'alcol, infatti l'alcol negli ingredienti qua è al secondo posto, ma per loro l'alcol non è un problema, non è un qualcosa di un agente dannoso, nocivo, assolutamente, è per questo che comunque è spesso presente e comunque a quanto pare non in quantità tali da essere dannoso. Poco importa, nel senso, per questa cosa non mi interessa più di tanto. Dice comunque che è dermatologicamente testato e insomma tutte le varie robe per la tollerabilità. Io non ho avuto nessun tipo di problema, anzi, mi piace veramente, veramente tanto. La durata effettivamente non è eccelsa, quindi 24 ore no, anche se qua c'è scritto 24 ore, 24 ore no. Dicevano appunto che quelli con su 48 ore durano molto di più. Ora io non mi ricordo, l'ho visto in alcuni video, non mi ricordo neanche di chi perché ne ho visti talmente tanti che poi all'inizio cosa facevo? Li guardavo così mentre magari lavavo i piatti, mentre stiravo. Guardavo i video per farmi un'idea, ma non mi segnavo le cose. Quindi poi avevo in mente che avevo visto delle cose, ma non mi ricordavo poi di preciso cosa. Me ne sono segnate alcune dopo, quando mi sono resa conto che volevo andare ad acquistare questi prodotti, ho detto, beh, adesso come faccio? E allora poi mi sono segnate alcune cose, ma alcune cose invece le ho viste e via, ciao. Quindi non lo so. C'era una ragazza che mi consigliava uno con durata 48 ore che effettivamente non aveva cose particolari, fragranze esotiche o okay, che. Però ecco, aveva la roba 48 ore, quello diceva che durava e non era fatto così grande, ma era quello il roll-on. Io boh, tendo a preferire questo. Sono 200 ml, il prezzo, beh, andiamo a vedere giusto per capire se ci conviene o no. Deo Spray Mango 200 ml, 1,19 euro. Beh, direi anche solo usarlo magari come acqua profumata, visto che comunque secondo me come effetto deodorante, cioè preferisco qualcosa magari di inodore proprio sotto le ascelle e usare magari questo così un po' in giro dappertutto perché è veramente veramente buono, quindi mi piace molto. Non mi ricordo cosa sto dicendo. Vabbè, mi piace. E mi piace spruzzarmelo ovunque. Poi, ho preso delle creme. Scusate, delle maschere. Ne ho prese due, di diversa tipologia. Ce n'erano di diversi tipi, ho voluto provare queste, non mi ricordo il prezzo, mi piace, sono sempre balea,
Mi piace il fatto che hanno la confezione così, ma hanno praticamente il taglio qua in mezzo che divide la confezione in due in modo da fare due utilizzi della maschera senza lasciarla aperta, quindi senza sprecare magari del prodotto, ma è già divisa in due in modo che abbiamo due utilizzi. Ho preso la maschera antirughe, bisogna iniziare a 30 anni, sono 16 ml per pelli esigenti, formula arricchita con Q10 acido ialuronico. Uso applicare sul viso, occhi e decolleti, evitando la zona occhi e bocca. Vabbè, lasciare agire 10-15 minuti, rimuovere gli eventuali residui con un panno morbido e un dischetto. Vabbè, una maschera. Quindi ne ho presa una antirughe e l'altra invece per pelli miste e impure. E ne ho presa una risciacquo e una peel off. Questa è peel off. Ideale per pelli miste, deterge in profondità e purifica la pelle. Formula arricchita con Amamelis. Questa bisogna lasciarla agire e una volta appunto asciutta e peel off si tira via. Quindi ho voluto prendere due tipologie, sia come utilizzo che come principi attivi, come diciamo effetto, ecco. E sono queste due. Proverò. Vi dirò, sono molto curiosa. Adesso ho la casa piena di maschere, di bustine che poi spariscono perché anche il mio moroso va a frugare. Le maschere pagate, vabbè, dai, andiamo a vedere un attimino anche qua i prezzi, giusto per farci un'idea, per fare dei paragoni anche con altre cose. Maschera antirughe 16 ml, 79 centesimi. Cioè, cosa volete di più? Ancora di più di quelle, per esempio, di Montagne Jeunesse che io adoro. Vi ho fatto un video, tra l'altro, su tutte le maschere viso che ho. Ne ho dimenticata una. Vabbè, ve ne parlerò in un altro video di quella. Comunque, se vi può interessare come tipologia di video, ve lo lascio sotto nell'info box. Quindi è un video insomma che dove vi mostro tutte le varie maschere viso che possiedo, che utilizzo. Poi, sempre a posto di maschera viso, diciamo così, ho preso anche questo prodotto, sempre di Balea. Eccolo qui. Poi ho preso un altro prodottino, questo qui, sempre Balea. È praticamente un crema peeling, una sorta di detergente viso, però in versione peeling, con olio di nocciolo di albicocca. Sono 75 ml, quindi questa non è grandissima, però insomma non è neanche poca. Adatto per tutti i tipi di pelle. E voglio diciamo utilizzarla alternata a altri prodotti, cioè non diciamo tutti i giorni come detergente, ma magari una volta a settimana. Qua per esempio dice applicare, ecco sì, applicare una o due volte a settimana sulla pelle umida massaggiando delicatamente. Quindi un qualcosa in più per pulire il viso, non da fare sempre, ma da usare appunto al posto dello scrub, quindi quel peeling è un pochettino più delicato, per quando voglio farmi magari la bella pulizia del viso, quindi una sorta di scrub già pronto, di peeling ecco già pronto da utilizzare ogni tanto. Il prezzo di questo voglio vederlo perché comunque non è grandissimo, mi incuriosisce il prezzo, andiamo a vedere. 1,49 euro, quindi comunque pochissimo ci può stare. Calcolate che se voi vi mettete lì e vi fate voi il vostro scrub o il vostro peeling, comunque dovete utilizzare degli ingredienti. Io credo che una cifra a meno di 1,99 euro sia difficile. Quindi ho comunque voluto provare a utilizzarlo. Vediamo un attimino com'è. Non l'ho ancora utilizzato, scusate, ho voluto provare a prenderlo per vedere com'era. Poi, nini, cosa vi faccio vedere? Sempre di Balea, tanto ho preso una mousse detergente. Ritorniamo alle mousse. Nel video precedente vi ho fatto vedere le mousse detergenti per il corpo, cioè una, perché ne ho presa una detergente per il corpo, e vi ho detto che mi sta venendo questa passione per le mousse, per le schiume lavanti. È un prodotto che ho scoperto da poco. Vi ho fatto vedere quello che sto utilizzando adesso per il video, che è un prodotto che ho acquistato da Bottega Verde della marca Himalaya.
che è sempre in uno degli ultimi video che ho girato. Ve lo lascio giù, vi lascio sempre tutto giù nell'info box quando faccio dei riferimenti delle altre cose, per capirci, vi lascio tutto giù nell'info box. In questo momento sto utilizzando quella mousse detergente, che è una mousse detergente al neem, quindi per pelli impure, e mi piace molto perché è molto delicata, quindi va bene per il mio tipo di pelle, che comunque è una pelle sensibile, nonostante sia mista, è anche sensibile, quindi tende ad arrossarsi. E la mousse mi piace molto perché dopo che comunque io mi sono andata a struccare, ho aggredito comunque la mia pelle con struccanti, detergenti e quant'altro, noto che usare una schiuma per completare la pulizia del viso, mi dà questa sensazione di sollievo, di benessere che mi piace molto. Io mi strucco comunque bene prima. Noto che però quando passo ovviamente il detergente, qualche residuo di trucco, soprattutto sul viso, è rimasto. Però devo dire che quando poi passo il tonico, non ho altre tracce di make-up. Quindi vuol dire che anche il detergente schiumogeno ha una sua azione pulente sul viso e detergente e funziona. Non è molto aggressivo, ma è proprio la caratteristica della schiuma. E a me personalmente piace. Per cui quando ho visto questa, ho detto dai, proviamo. Questa è una schiuma detergente per pelli sensibili e secche. Voi mi direte, ma perché se è pelle mista prendi quella per pelli secche? In realtà dipende, perché la mia pelle è mista, però non sempre si trova un qualcosa per pelle sensibile che sia anche mista. L'ho trovato per esempio in questo, però vi assicuro ragazze che è difficile avere in un solo prodotto tutte le caratteristiche di cui abbiamo bisogno. Io davanti allo stand Balea per i prodotti viso ho passato mezz'ora se non di più. Sembravo una rincoglionita, ma davvero una rincoglionita, perché cercavo di orientarmi di fronte a questo stand e non capivo niente, nel senso che vedevo diverse cose, tipo non so, vedevo prodotti la linea Q10 per dire, quindi contro le rughe, ok, ma va bene per me, va bene per le pelli miste, va bene per le pelli secche, e cercare di orientarmi da quel punto di vista. Quindi è un prodotto che va bene per, diciamo, tutti i tipi di pelle. Però è antirughe, ok, può andare perché mi può servire a questo punto della mia vita e a questo punto della mia pelle. Sicuramente mi serve anche qualcosa che sia un po' antirughe, però mi serve qualcosa che mi purifichi anche perché ogni tanto ho delle imperfezioni. Adesso sono in pieno ciclo, quindi ho comunque delle imperfezioni e ho una pelle che tende comunque a essere un po' impura, quindi ho bisogno di qualcosa che me la vada anche a purificare. Ho bisogno anche di qualcosa che sia antimacchie, diciamo così, perché ho tendenza ad avere delle macchie della pelle, mi rimangono delle macchie magari da brufoletti piuttosto che mia mamma, visto che è anche una cosa ereditaria, ha tendenza alle macchie, per esempio, solari, quindi mi basta che mi metto un attimo sotto il sole e mi riempio di lentiggini e di macchioline, quindi poi va bene, se ne vanno, eccetera. Però comunque ho tendenza, come mi ha detto l'estetista quando mi ha fatto l'esame del viso e della pelle, ad avere proprio delle macchie sotto pelle che potrebbero con gli anni uscirmi ed essere più evidenti di quanto sono ora. Quindi avrei bisogno di prodotti che vadano a prevenire la comparsa delle macchie. Quindi macchie, sensibilità, rughe e imperfezioni, opacità, impurità della pelle. Quindi la mia pelle ha bisogno di tante cose e difficilmente le posso trovare in un unico prodotto. Quindi sto cercando di fare un mix di prodotti e di avere una routine che mi permetta di curare tutte le cose con prodotti diversi. Appunto, devo capire quale tipo di routine seguire a seconda dei prodotti anche aperti che ho. Quindi adesso sicuramente terminerò quelli che ho aperti. Dopodiché deciderò se, a seconda di quello che ho, utilizzare dei prodotti magari specifici per una cosa per un periodo di tempo e poi, che ne so, appunto, riequilibrante, usiamo quelli. Finito quello, passiamo a qualcosa invece antirughe. Finito quello, passiamo a qualcosa di altro tipo, insomma, a seconda dei prodotti. Oppure di, come credo che farò, forse un po' più semplice perché magari non ho tutti i prodotti di una stessa linea che fanno la stessa funzione, fare un qualcosa che, cioè usare dei prodotti che siano vadano ad agire su diverse cose e usati magari 2-3
di giorno, quando ho bisogno dopo, prima del trucco, di avere una pelle purificata, di una pelle opaca, utilizzare dei prodotti. E magari invece la sera, dove posso dare più idratazione e voglio dare un attimino più di appunto di idratazione alla pelle, ma stare attento anche al fatto che sia sensibile, utilizzare questo. Quindi non vuol dire, ecco, che non vada bene per la mia pelle. Quindi l'ho acquistato comunque. Vabbè, dice, formula arricchita con estratti di fiori di mandorlo, deterge e rivitalizza la pelle. Applicare mattina e sera la schiuma intelligente, massaggiare delicatamente e risciacquare con acqua calda. Vabbè, l'utilizzo è uguale a quello che già sto utilizzando. Pensavo appunto proprio di, adesso aspetto un attimino, però pensavo proprio di alternare quella che sto usando al Neem di giorno, il mattino, quindi per preparare la pelle per il trucco e per tutta la giornata, e per ridare un attimino di carica alla mia pelle e per lenirla, utilizzare invece magari questo la sera. Adesso vediamo, ecco, però intanto ho iniziato a prenderlo. Poi, sempre di Balea, ho preso tutta una linea. Vabbè, guarda, sono senza parole per me stessa. Eccoli qui. Tutta questa linea ai fiori di loto. E ho preso praticamente il tonico, questo amato tonico. Tra l'altro, mi stupisce che ne ho preso solo uno di tonico, anche perché quello che sto utilizzando dei provenzali mi sta praticamente finendo, quello lì alla rosa moscheta, che mi piace, ma cioè mi piace, ma puzza, non mi piace l'odore e non ha secondo me un forte potere astringente, purificante. È veramente addolcente, quello sì, perché effettivamente non è indicato come un tonico astringente, purificante, ma proprio più addolcente. Quindi quello sì, l'ho notato. A differenza dell'altro tonico che invece stavo utilizzando in precedenza, che era un tonico alla camomilla, e boh, non so, un altro ingrediente, quello per esempio ho notato la differenza per questo motivo, perché quello mi lasciava proprio la pelle super liscia, super quasi tirata, che potrebbe andare bene e anche no, cioè nel senso, ovviamente dipende tutto dal tipo di pelle. Per la mia pelle a me piaceva questo effetto un po' di tiraggio, così che mi dava proprio l'idea di averla più tonica, più compatta, ecco. Quello lì invece è più addolcente, più delicato, quindi per una pelle più sensibile, quindi non è che non va bene per me. Però mi piace alternare, mi piace cambiare. Ho preso questo qui, che appunto è indicato come tonico rinfrescante con estratti di fiori di loto, sono 200 ml per pelli normali e miste. Questa è proprio la linea base per pelli normali e miste. Poi per pelli normali e miste ci sono altri prodotti, quindi c'è quelli per esempio appunto purificanti, ci sono quelli che possono andare bene un po' per tutti, anti-rughe, come vi dicevo. Questa è la linea base classica. Il prezzo è molto basso. Non mi ricordo, ma comunque basso. E niente, insomma, tonico, vedremo. Della stessa linea ho preso poi il contorno occhi. Eccolo qui. Allora, Balea trattamento contorno occhi con aloe vera ad effetto tonificante. Quindi speriamo. Sono 15 ml, come tutti, come quasi tutti i contorni occhi. Per pelle normale, dice qua, senza profumi. Questo perché? Perché comunque non è che la zona del contorno occhi è mista o grassa, diciamo così. Quindi il contorno occhi di solito è sempre generalmente un po' secco e poi magari è un po' più giovane, un po' più disidratato, un po' più rugoso, ma non è grasso, ecco, non è misto. Per cui per questo credo che indichi che vada bene per tutti i tipi di pelle, perché anche se la linea è quella, diciamo, per pelle mista, grassa, qua dice che è pelle normale, giustamente. Senza profumi, ok, e dice grazie al complesso di caffeina e vitamina C aiuta a rivitalizzare gonfiori e borse. Adesso io spero e sono curiosa di provare anche questo perché il contorno occhi che sto utilizzando io, sempre dei provenzali alla rosa moscheta, è un contorno occhi che è sì idratante e mi sta piacendo, ma non agisce secondo me praticamente per quasi nulla sulle borse e sulle occhiaie.
Quindi sicuramente aiuta a migliorare l'aspetto degli occhi, delle borse e delle occhiaie perché va a idratare la zona. Quindi già se la pelle è più idratata, l'occhio è più fresco, più la pelle è più sana, più idratata, ovviamente l'aspetto sarà migliore. Però non vedo un forte effetto anti-occhiaie, anti-borse. No, siccome quello che sto utilizzando è più idratante e non ha nessun tipo di potere anti-borse, anti-occhiaie, ho visto che questo qui invece agiva sui gonfiori e sulle borse, non dice sulle occhiaie, ma vabbè, ho detto proviamo, proviamo. E quindi l'ho acquistato, ho preso proprio tutta la linea questa qui. E ho preso anche le due cremine. Le due creme giorno e notte. Queste vengono 1,99 euro, quindi veramente poco. Non sono grandi, perché non sono grandi, sono 50 ml, mi sembra. Dov'è? Vi faccio vedere. Esatto, sì, 50 ml. Vabbè, c'è scritto vegan. Qua io cosa ho fatto? Siccome poi non potrò tenere tutte le confezioni così, l'etichetta in italiano l'ho staccata e l'ho messa su qua perché comunque mi piace avere l'etichetta, anche se ovviamente sono facilmente distinguibili perché una è chiara e una è scura. Io intanto ho provato quella notte perché ero curiosa, quindi siccome comunque adesso sto utilizzando una crema appunto all'aloe, ma che sto per terminare. E non voglio terminarla perché comunque mi piace. Ma è una crema bella ricca, bella corposa. Volevo comunque provare a vedere com'era questa per vedere se magari alternarle un pochettino. E quindi questa l'ho già utilizzata e devo dire che mi piace. Anche se la prima volta che l'ho usata ho notato un effetto, mi è piaciuto, normale. La seconda volta che l'ho utilizzata, non so se era per tutta una serie di combo di cose che avevo messo, avevo fatto la pulizia, avevo fatto la maschera, non lo so, magari avevo usato altri prodotti che non avevo utilizzato la volta prima, l'ho trovata molto più nutriente, la sentivo di più sulla pelle, non so come dirvi, o forse l'ho messa troppa io. Boh, sta di fatto che la trovo comunque nutriente, va benissimo come crema notte. Giorno no, ripeto, molto nutriente nonostante sia per pelle mista e normale. Se avete una pelle secca, potete magari pensare di utilizzarla, non so, di giorno, per esempio. A me è piaciuta, mi sono trovata bene. 50 ml non sono tanti, però considerando che una crema viso che sto utilizzando, anzi, da 75 ml per il giorno può costare un 30-50 euro anche, una crema da 50 ml che ok non sono tanti, ma a 2 euro, voglio dire, con comunque queste caratteristiche non è per niente male. Adesso io non so, vi metto gli inci che così gli date un'occhiata. Questa è quella giorno e questa è quella notte. Guardateci voi. Queste vi faccio vedere perché comunque sono per il viso, quindi magari può essere utile. Quella da giorno ha fattore di protezione solare, dice crema idratante con estratti di fiori di loto con FPS 15, ideale per pelli normali e miste. Evitare la zona del contorno occhi, dice, ideale anche come base per il make-up, quella da giorno. Quella da giorno non l'ho ancora provata, sono curiosa. Sono delle creme, secondo me, semplici, non sono delle creme complesse. Come ingredienti, ecco, io non vi so ben dire cosa ci può essere o no di positivo o di negativo, sinceramente. Ho messo gli inci, quindi spero che qualcuno di voi magari mi può aiutare e mi sa dire qualcosa di più. Per quello che costano, perché non provare? Questa comunque che ho già utilizzato 2 volte, devo dire che mi è piaciuta. L'ho trovata molto nutriente, per la sera mi piace. Per il giorno, ecco, un po' troppo secondo me, perché comunque la sentivo.
cosa ho preso? Qua mi si sta scaricando tutto. Faremo tempo? Va. Poi ho preso di al verde, tanto per cambiare, un'altra mousse. Diciamo che siccome i due stand sono uno in un corridoio e uno in un altro, prima mi sono rifornita di tutto quello che c'era di balea che mi interessava quando sono andata di là, poi io ho detto vabbè, cosa faccio? Tolgo quell'altro, prendo questo? No, dai, prendiamole tutte e due, chi se ne frega. Anche perché comunque al verde non ho trovato tutto quello che volevo, per cui quel poco che ho trovato l'ho preso. Di questo ho sentito parlare molto e molto bene, per cui non potevo assolutamente lasciarla lì. È una schiuma detergente 3 in 1, alamo amelis e camomilla per pelli sensibili. Tre funzioni in un unico prodotto. Deterge, strucca, anche per trucco waterproof, e tonico rinfrescante viso. Eccoci qui, scusate se è cambiata un po' nel frattempo luce, magari anche posizione, ma mi si è scaricata la videocamera e nel frattempo è successo praticamente di tutto. Non mi funzionava il PC, non si accendeva, dovevo fare l'aggiornamento, ci ho messo una vita e mezzo per fare l'aggiornamento, non mi caricava la videocamera, non mi caricava i video sul PC, non sapevo più che cosa fare, la cosa era piena, in più si stava scaricando, quindi ho dovuto collegare quella perché, che era scarica, attaccare il PC perché anche il PC si stava caricando, cioè un'odissea nel frattempo, vabbè, è passata un'ora, ho buttato via un sacco di tempo. Oh, che fatica, che fatica. Questo vuol dire che, visto che io volevo montarlo oggi questo video, invece alla fine non si potrà fare. Vabbè, fa niente. Tornando a noi, vi stavo facendo vedere gli ultimi prodottini, ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Tenete duro, devo tenere duro anch'io. Allora, vi stavo facendo vedere la mousse 3 in 1 di Alverde. Allora, questa schiuma detergente, sempre appunto di Alverde, pagata, boh, 2 euro qualcosa, sapete che il prezzo massimo è 2,99 euro, per cui più di quello sapete che non costa, al massimo può costare meno, è per pelli sensibili, come dice appunto qui, ed è praticamente una schiuma detergente 3 in 1, alamo amelis e camomilla. La camomilla appunto ha questa proprietà addolcente, è comunque un prodotto ideale per le pelli sensibili. E praticamente ha tre funzioni perché in un unico prodotto ha detergente struccante, anche per trucco waterproof, tra l'altro dice, quindi questo sono molto curiosa di vedere se effettivamente è vero. E tonico rinfrescante viso, per cui se fosse effettivamente così, potrebbe essere un prodotto molto comodo perché ci farebbe risparmiare sia tempo che appunto prodotti. Io comunque preferisco differenziarli, quindi lo struccante è lo struccante, detergente è detergente e il tonico è il tonico. Però, per esempio, in vacanza, quando non ci possiamo portare troppa roba, anche questa potrebbe essere un'alternativa perché appunto in uno ha tutto. Quindi sono molto curiosa di provarlo. Altro mio nuovo prodotto in spuma, in mousse, che mi sta piacendo appunto quest'idea della mousse. Ultimi prodottini, eh. Allora, ho preso due sieri, diciamo così, di due linee diverse. Allora, uno l'ho già provato, l'ho già utilizzato perché volevo appunto alternarlo a quello che sto finendo adesso di Omia, che è un siero riequilibrante. E come vi dicevo, appunto, volevo magari alternare qualcosa che fosse specifico per quello e qualcosa che fosse invece più anti-rughe, visto che la mia pelle inizia ad avere bisogno anche di quello, di quel tipo di trattamento. Per cui ho preso questo siero, che è un siero al Q10, è così ed è fatto così. Questo appunto, dicevo, l'ho già utilizzato e devo dire che mi è piaciuto, l'ho usato due sere, però devo dire che mi è piaciuto molto. L'ho usato la sera e al mattino quell'altro perché quell'altro ha un'azione, diciamo, più opacizzante che mi permette, diciamo, di essere ideale come prodotto pre-trucco. Inoltre può essere utilizzato anche sul contorno occhi. Questo invece dice di evitare il contorno occhi,
che va benissimo, nel senso che comunque sul contorno occhi metto altro, però in questo momento ho pensato di utilizzarlo più la sera e di utilizzare invece di giorno quello. Poi insomma dipende, non ho ancora stabilito bene quella che sarà la routine. Comunque dice, Balea Q10 Siero Anti-Rug, formula ad alta concentrazione, con complessi Omega 30, complessi Omega, 30 ml. Rassoda e rinforza rendendo la pelle liscia. Applicare mattina e sera su viso, collo e décolleté dei terzi, evitare il contorno occhi. Anche questo però dice ideale come base make-up, quindi volendo potete utilizzarlo benissimo di giorno. Sono io che ho fatto questa distinzione, ma è indifferente. Una cosa che ho scoperto poi, tornando a casa, e che se avessi notato prima sarebbe stata molto utile e forse mi avrebbe fatto perdere meno tempo davanti allo stand di Balea, è questa classificazione delle creme che a lato nella confezione ci indica a che diciamo età sono indicate. Questa è quindi una linea che va benissimo per me, perché dai 30 anni in poi, dai 30 ai 45, dice qui, quindi sicuramente va benissimo per me, sono entrata ormai in questa fase purtroppo, e questa cosa non l'avevo notata, quindi sono impazzita davanti allo stand, e invece questa è un'ottima cosa perché ci fa capire per quale tipologia di pelle è indicata. Anche l'immagine sicuramente aiuta. Però, per esempio, per un prodotto come questo, che non ha invece un'immagine di riferimento che indica più o meno l'età della persona di utilizzo, è stato più difficile e infatti mi sono accorta poi che ho sbagliato, perché è un prodotto adatto per 40, dai 40 anni in poi, dai 45 ai 60 anni. In realtà c'era scritto pelli mature, però ho detto sì, vabbè, fa niente, cioè è un'indicazione generale, a me interessa l'utilizzo. Perché praticamente questo è un prodotto anti macchie. Allora, è una crema anti macchie per pelli mature, e ok, lo diceva, rinforza e rassoda la pelle, vabbè, dice di evitare il contorno occhi e di evitare di metterlo, cioè di usarlo insieme a un prodotto solare se si mette insomma di giorno, perché potrebbe ovviamente causare delle macchie e questo si sa. Niente, io l'ho preso perché appunto l'estetista mi ha fatto venire questa para delle macchie. Vabbè, la confezione così, tra l'altro, è pochissimo, sono 20 ml, questo mega prezioso proprio, poco poco. Tra l'altro costava un pochettino, adesso non ricordo quanto, aspettate che ve lo dico, va. Giusto per farmi un'idea anch'io. Eccolo qua, 2,99 anche questo. Allora, per essere 20 ml, sì, ok, il contorno occhi è 15, più o meno siamo sulle stesse cifre, però considerando che è un prodotto che poi vado a mettere comunque su tutto il viso, è pochino come quantità. Questo, ecco, mi ha tratto in inganno il fatto che non avesse nulla sulla confezione. È vero che c'era scritto per pelli mature, però io ho detto sì, è normale, perché bene o male la problematica delle macchie della pelle è prevalentemente per le pelli più mature, tipo mia mamma, ovviamente 50 anni, ha un po' di macchie anche perché lei prende tanto sole e usa poca protezione purtroppo, e quindi ho detto ma sì, cioè va bene comunque, ma infatti lo utilizzerò comunque, non è che è un problema. Però ecco, mi sono accorta dopo di questa cosa, probabilmente se avessi visto che c'era questa indicazione di età così avanzata non l'avrei preso, cioè per me mature anche già 40 anni, 50 anni magari si può considerare una pelle già matura, non è la pelle di una ragazzina, quindi volevo fortemente un prodotto anti macchie, per cui mi sono comunque lasciata convincere e l'ho acquistato lo stesso. Secondo me va bene lo stesso, nel senso che comunque rinforzare, rassodare la pelle va bene comunque anche alla mia età, anche se non ho 50 anni. Niente, insomma, tanto io l'ho acquistata e nulla, vi farò sapere come mi troverò. Questo appunto, dicevo, l'ho già utilizzato e devo dire che questo mi piace tanto. Questo mi è piaciuto molto come consistenza, come profumo, come tutto, mi è proprio piaciuto e vi dirò poi come mi sono trovata.
Poi anche qui una piccola mini size, è di una crema di Alverde di cui ho sentito parlare molto, ed è la crema alla rosa. Allora, trattamento giorno alla rosa selvatica. Questo era indicato sulla confezione grande, qua in quella piccola non è riportato, più per le pelli secche. Quindi io non l'ho comprata nella versione grande, ma siccome dicevano che comunque era una buona crema idratante per pelli anche sensibili, un po' arrossate, che andava a diminuire i rossori, oltre che vabbè, a idratare, ho detto quasi quasi la provo in versione piccolina per vedere com'è. È un 10 ml, quindi è veramente veramente piccolina. Però insomma così era per provarla, mi piaceva l'idea che fosse così piccina picciò e ne avevo sentito parlare, però non essendo specifica per il mio tipo di pelle ho preferito prima provare quella piccolina. Poi ultimi due prodotti che non c'entrano con make-up, skincare e quant'altro, ho preso degli oli essenziali. Ho preso l'olio essenziale di lavanda. Allora, era venduto in questa confezione. Io, siccome l'ho già utilizzato tantissimo, ovviamente l'ho tolto da questa confezione. Io sono un po' in fissa per gli oli essenziali, ma vorrei acquistarli ovviamente puri al 100%. Qua dice 100% vegetale, ecco. Non so se però sia un olio puro, secondo me no. Qua dice profissimo olio essenziale naturale alla lavanda 10 ml, costituito al 100% da preziose parti vegetali. Ha un effetto calmante e rinforzante, senza aggiunta di alcol e conservanti, senza emulsionanti e aromi artificiali. Ideale per profumare gli ambienti, sauna, aromaterapia, purpurri. Non parla di come si dice, di utilizzo sulla pelle, anzi dice in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua. Quindi non credo che sia indicato, per esempio, da aggiungere alle creme, ai vari trattamenti che facciamo, come potremmo fare con la lavanda, con l'olio essenziale di lavanda puro al 100% bio. Come ingredienti mi dà limonene, geraniolo e linalool, per cui mi fa credere che non sia appunto puro al 100%. Sono 100% naturali gli ingredienti, ma boh. Quindi sono veramente combattuta sull'utilizzo di questo. Intanto lo sto utilizzando tanto nel diffusore e la sera ne metto qualche goccina, magari sui cuscini o comunque sul materasso sotto i cuscini per creare questo, prima di tutto per profumare l'ambiente, ma anche per creare questo ambiente più rilassante per andare a dormire. L'ho utilizzato anche appunto nel diffusore, l'ho utilizzato, ho una piantina finta in camera di lavanda proprio, e quindi l'ho utilizzato qualche goccia sopra questa piantina finta per così dargli quell'idea di vero che non ha. A qualche goccina, per esempio, nel panno dei cesti sporchi, che ovviamente con dentro i calzini ignumeroso potete immaginare l'odore che faccia, quindi per profumare anche queste parti della casa che di solito hanno un odore sgradevole, insomma, per vari utilizzi. Non ho provato a utilizzarlo sulla pelle, o meglio, io mi sono sporcata più volte le dita perché nell'aprirlo faccio sempre una fatica, faccio sempre un pasticcio, mi va sempre olio da tutte le parti. Ma perché sono imbranata io, quindi anche quando poi lo verso, non so come mai mi rimane sempre un pochettino di prodotto comunque sulla confezione e mi sporco. Sulle dita non mi ha dato problemi, quindi io comunque le mani con l'olio le ho avute a contatto e non mi ha dato nessun tipo di problemi. Però azzardarmi ad aggiungerlo a una crema per mettermelo poi sul viso o comunque sul corpo, non sono certo sicura. Per cui se qualcuno di voi l'ha acquistato, l'ha provato, se ne intende di inci, mi sa dire questi ingredienti, cosa significano, se sono dannosi o no per la pelle, me lo faccia sapere. Intanto vi mostro il retro qui, così vi fate un'idea, e ci sono scritti appunto anche gli ingredienti. E
Anche qui vi faccio vedere quello che c'è scritto. Metterà fuoco? Oh là, ci mette sempre una vita e mezza. Ecco. Quindi io avrei preferito fosse puro, l'ho acquistato con la consapevolezza che non lo fosse, anche se c'è scritto 100% qualcosa, ma ho detto male che vada, lo utilizzo comunque come profumatore d'ambiente ed effettivamente lo sto comunque usando molto. Ho anche pensato, ho quei diffusori con i bacchettini dentro infilati, quando mi finirà il liquido di quelli, per esempio, posso buttarlo via, posso mettere un po' di acqua, un pochettino di questo e andare a utilizzarlo anche in quel modo, se non voglio per forza usare il diffusore quello con la candelina. Perché quello con la candelina a me piace molto, fa molta atmosfera, però bisogna stargli dietro perché comunque se non ti accorgi che il liquido finisce e c'è sotto la candela rischi di bruciare l'essenza e fai più casino che altro, quindi comunque è una cosa che bisogna stargli dietro. Siccome poi gli oli essenziali non sono proprio da prendere sotto gamba, potrebbero essere anche nocivi e tossici, bisogna fare un pochettino di attenzione. Questo non credo sia nocivo, non credo sia tossico e per carità va benissimo. Per cui ecco, ho detto va bene, proviamo a vedere se effettivamente è un prodotto che poi mi piace utilizzare perché mi era venuta sta fissa. Volevo comprarmi il kit completo di tutti gli oli essenziali, quelli insomma più da avere anche appunto per il diffusore. Poi ho detto magari sto lì a comprarli e mi scoccio dopo una settimana di questa cosa ed è inutile. E invece devo dire che questo mi piace molto. Mi piace proprio utilizzarlo, mi piace l'idea anche dell'olio essenziale e dei vari utilizzi che ha. Se fosse puro sarebbe meglio, però intanto anche così solo come diffusore per aromaterapia ci sta. Però vi prego, se sapete dirmi qualcosa di più sugli ingredienti contenuti in questo prodotto per capire se si può utilizzare sulla pelle, fatemelo sapere, grazie mille. Ultimo prodotto, ma non per importanza, e questa volta si tratta di cibo. Come vi dicevo nel primo video, nella prima parte di questo lunghissimo e chilometrico video haul, hanno anche prodotti bio cibo. Per cui ho preso ben due tavolette di cioccolato, ma ovviamente quella che ho regalato al mio amoroso è finita dopo 2 giorni. La mia ho resistito, è ancora qui intatta. Quella che avevo regalato a lui era al cioccolato bianco con mango e cannella, se non sbaglio, o papaya e cannella, una roba così un po' strana comunque, che mi aveva subito ispirato e ho detto questo qua mi sa che è buono. Io però non amo particolarmente il cioccolato bianco perché quello l'avevo preso per lui. Io mi sono presa questo al sale marino e caramello. Perché questo? Perché il mio cioccolato preferito in assoluto, che è della Lindt, è quello al cioccolato fondente, sale marino e caramello. Quando ho visto quindi questo sale marino e caramello, ho detto: ma come? Non è possibile! Proviamo assolutamente. È bio, come è chiaramente indicato. L'unica cosa che non mi sconfinfera è che sia al latte. Io non amo particolarmente il cioccolato al latte. Quello bianco, al latte, fondente è la mia gioia. Quindi se fosse stato fondente sarebbe stato meglio, però purtroppo l'hanno fatto così. Voglio vedere se è altrettanto buono o se quello della Lindt, mio preferito, non lo batterà mai nessuno. Io credo che non lo batterà mai nessuno perché comunque il fatto che sia fondente, secondo me, con questo tipo di ingredienti si fonde meglio. Perché vi giuro che è una bomba, l'accostamento del sale marino con il caramello, quindi dolce e salato, e questa consistenza quasi croccante ma allo stesso tempo morbida e scioglievole, insieme all'amaro e dolce del cioccolato fondente, è una bomba. Io, insomma, a me piace tanto, ve lo consiglio, quello là. Questo qui lo proverò e poi vi dirò. Comunque sono molto curiosa di provarlo. Questo 1 euro, 1,79 euro, 1,70 euro, 1,75 euro, 1 euro e qualcosa. Comunque siamo sempre lì come prezzi. Finalmente posso aprirlo perché tipo 2 settimane che è lì nel sacchetto così che lo guardo e dico voglio mangiarlo, però volevo farvelo vedere intatto. Avrei voluto farvi vedere anche l'altro, ma purtroppo è finito.
finito, cioè non so neanche proprio più che fine ha fatto e veramente dopo 2 giorni era già finito. Avrei recuperato volentieri la carta per farvi vedere qual era, ma niente, è andato ormai. E nulla, questo è tutto. Io spero che questo video haul vi sia piaciuto, che i miei acquisti vi siano interessati, piaciuti, vi abbiano un pochettino intrattenuto. Magari siete lì che non sapete cosa fare, state facendo le polveri per casa, come faccio io magari ogni tanto, e mi guardo qualche video per farmi qualche idea. DM, di cui ovviamente non vi ho fatto vedere il logo, insomma, ma è questo qui così. A me è piaciuto tantissimo, secondo me batte per quanto riguarda i prezzi e tutto, secondo me batte acqua e sapone, secondo me. E niente, quindi questo è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, a presto, al prossimo video, ciao ciao!